Volevo far uscire gli immigrati per picchiarli, così si è giustificato il quarantenne responsabile dell'assalto al centro di accoglienza di Stradella. L'uomo ha provato a sfondare il portone con la sua auto. Soldi messi in una busta con la sigla ASM e poi consegnati a Chirichelli direttamente in ufficio. Così Antoniazzi ha ricostruito il rituale dei pagamenti effettuati all'ex presidente. Una 26enne di origine romena si inventa una rapina dopo un litigio con il fidanzato. Ai carabinieri ha spiegato di averlo fatto perché voleva più attenzioni dal suo ragazzo. Condannato per lesioni colpose dopo un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere. Protagonista un imprenditore vogherese di 66 anni. Il ferito era un suo dipendente. Paura vigevano per un 15enne investito in viale Montegrappa. Il giovane risella la sua bici quando è stato travolto da un'auto. Il ragazzo non sarebbe comunque in pericolo di vita. E così in dialetto pavese dello scrittore Davide Ferrari, raccolto in un nuovo libro. La prefazione è stata affidata a un'intetica icona della poesia dialettale, il milanese Franco Loi. Va via Italia, buonasera e ben ritrovati. Un'ultima ora di cronaca in apertura del nostro telegiornale. Grave incidente sul lavoro all'interno della raffineria di San Nazaro de Burgondi. Vittima un ragazzo di 24 anni rimasto ustionato mentre stava lavorando in un impianto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri e gli ispettori dell'ASL di Vigevano. Il giovane è stato ricoverato in codice giallo al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni sarebbero comunque serie. Naturalmente cercheremo di tenervi al corrente dei prossimi sviluppi su questo caso. Però ora passiamo ad altro, parliamo di quello che avete sentito dai titoli con l'episodio avvenuto a Stradella. Un uomo cerca di sfondare il portone del centro di accoglienza migranti, poi danneggia due auto della Croce Rossa e insulta anche un operatore. Protagonista di questa notte di follia, un 43enne domiciliato in paese ma ufficialmente residente a Sant'Angelo Lodigiano, l'uomo era riuscito a fuggire ma qualcuno aveva preso il suo numero di targa. I carabinieri sono risaliti alla sua identità e lo hanno denunciato. Servizio di Paolo Barni. Volevo sfondare il portone del centro profughi per costringerli a uscire e poterli picchiare tutti. È questa l'assurda spiegazione che un quarantenne di Sant'Angelo Lodigiano ha fornito ai carabinieri che lo avevano rintracciato dopo il raid vandalico compiuto contro il centro di accoglienza di Via Nazionale a Stradella. L'uomo si era presentato nel piazzale antistante la struttura attorno alle 3 della notte fra sabato e domenica, al volante di una Ford C-Max. Il quarantenne aveva lanciato la sua auto contro un cancello del centro, andandosi a schiantare e danneggiando il portone d'ingresso. In seguito sarebbe sceso dalla vettura e con un punteruolo in mano si sarebbe accanito contro dei mezzi della Croce Rossa che erano parcheggiati nei pressi del centro d'accoglienza. Al termine del raid il vandalo si sarebbe allontanato, ma prima di andare via avrebbe fatto in tempo a urlare qualcosa contro un operatore della Croce Rossa che aveva assistito alla scena. Frasi razziste e xenofobe contro l'attività di accoglienza che viene prestata all'interno del centro profughi. L'addetto della Croce Rossa ha preso nota del numero di e ha chiamato i carabinieri che si sono immediatamente attivati. Il sant'angiolese è stato velocemente rintracciato in località Casa Massimini. Sulla sua auto erano evidenti i segni dello schianto contro il cancello del centro profughi. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità. È stato denunciato per danneggiamento aggravato e per atti discriminatori per motivi razziali. E quello avvenuto a Stradella è il primo grave caso di un attacco a un centro di accoglienza a migranti nel nostro territorio. Ermanno Bidone ha raccolto per noi l'intervista di Gianluca Vicini, che è responsabile dei centri di accoglienza della Croce Rossa Italiana in provincia di Pavia. Sentiamo. Cos'è accaduto? Quali sono le testimonianze che avete raccolto dai vostri operatori di Stradella? Sì, insomma, verso le 3.30-3.40 una persona con una macchina si è avvicinata a uno dei portoni di ingresso del centro profughi, del capannone dove ospitava il centro profughi, e ha cercato con la macchina, quindi accelerando, di buttare giù questo portone per entrare all'interno del centro. Ecco, avete idea del perché questa persona abbia fatto questa cosa?
vere e proprie no, non ce l'abbiamo, anche perché gli operatori, essendo comunque in servizio, sono usciti subito e insomma non è che sono usciti a instaurare un dialogo con questa persona che inveiva in maniera abbastanza forte, non si è capito bene contro chi o cosa bene, perché insomma anche insomma la concentrazione del momento, insomma anche i nostri operatori un attimino schiattati lo erano, ecco, diciamo, anche se hanno reagito molto bene. Abbiamo guardato i danni del portone vero e proprio, poi successivamente abbiamo notato che avevamo le macchine nostre di servizio rigate, ecco, con delle scritte con un punto a ruolo, però per me sono i carabinieri che stanno facendo le indagini, quindi saranno loro a determinare o meno la natura di chi ha fatto il danno, ecco. Scritte offensive? Insomma, parolacce più che altro, verso di noi, ecco, sono, penso legati per l'attività che noi facciamo, ecco. Ammesso che comunque si tratta di un episodio del tutto isolato, come giustamente diceva, fino ad oggi non era mai assolutamente successo nulla. Sì, non abbiamo mai avuto problemi di questo genere in tutti i centri che gestiamo, ecco. Buste consegnate in ufficio nel parcheggio dell'azienda con all'interno decine di migliaia di euro. Questo era il rituale dei pagamenti dello scandalo di ASM Pavia, così come ricostruito dall'ex contabile Pietro Antoniazzi. Una ricostruzione che però ora va dimostrata. Sentiamo Mario Fortunato. I soldi messi in una busta grande chiusa con la sigla SM e poi consegnati a Chierichelli direttamente in ufficio oppure nel parcheggio davanti all'auto. Così Pietro Antoniazzi ha ricostruito il rituale dei pagamenti effettuati all'ex numero 1 di via Donegani per un importo totale di 391.000 euro, secondo quanto riferito ai magistrati, 40.000 nel 2012, 136.000 nel 2013 e 215.000 euro nel 2014, parte dei 2 milioni di euro usciti dalle casse di ASM e finiti su un conto corrente intestato all'ex contabile dell'azienda municipalizzata. Un passaggio di denaro contante da Antoniazzi a Chierichelli, in carcere dallo scorso 3 febbraio, che resta tutto da dimostrare. Nuovi dettagli che stanno emergendo dalle carte dell'inchiesta portata avanti dalla Procura di Pavia. La consegna della busta, spiega lo stesso Antoniazzi ai magistrati, avveniva in ufficio, oppure, siccome per gli accordi, Chierichelli non parlava mai nell'ufficio, per paura che ci fossero delle cimici, mi chiedeva di accompagnarlo all'auto, posteggiata nel vialetto d'ingresso. Eppure di questi soldi, almeno apparentemente, non sembra esservi traccia. Indizi importanti, però, potrebbero essere contenuti in una delle chiavette USB sequestrate da Antoniazzi. All'interno di un file, un banale foglio di Excel, l'ex contabile sostiene di aver appuntato di volta in volta i pagamenti effettuati a Chierichelli. Circa 400.000 euro dal 2012 al 2014, parte del milione d'otto, secondo le accuse, fatto uscire da SM. Anche se tecnicamente, ha spiegato Antoniazzi ai PM, lui avrebbe incassato per intero gli assegni, dando invece a Chierichelli denaro contante già custodito in una cassetta di sicurezza. Si tratterebbe di parte della liquidazione avuta da Eni nel lontano 1997, dopo 14 anni di lavoro in azienda. Teorie e testimonianze fornite da Antoniazzi agli inquirenti, che dovranno ora trovare riscontro nei documenti acquisiti dalla procura. Litiga con il fidanzato e si inventa una rapina per ricevere più attenzioni. È successo a Vigevano, protagonista una ragazza di 26 anni, trovata seminuda in una zona periferica della città dopo aver ascoltato il suo racconto. Però i carabinieri si erano accorti che qualcosa non andava, hanno svolto gli accertamenti che hanno permesso di scoprire che la ragazza si era inventata tutta. In servizio. Seminuda in evidente stato di alterazione alcolica, così i carabinieri hanno trovato una 26enne rumena che aveva chiamato il 112 da via Lungo Ticino Lido, strada che conduce ad alcuni locali della Movida lungo il fiume. La giovane, che appariva molto agitata, ha raccontato di essere stata rapinata della borsetta. I militari però non erano affatto convinti di questa versione e hanno quindi deciso di approfondire. Alla fine è emerso che la ragazza si era inventata tutto al solo scopo di ottenere le attenzioni del fidanzato. I due a quanto pare si erano incontrati quella sera per festeggiare insieme San Valentino. Le cose però non erano andate per il verso giusto e la coppia aveva litigato, tanto che lui aveva deciso di andarsene. La giovane aveva quindi cercato un modo per far tornare indietro il fidanzato e si era inventata la storia della rapina. La 26enne ha ammesso ai militari che la borsetta non le era stata rubata, ma l'aveva gettata lei stessa oltre la recinzione di un cantiere. La borsa è
stata recuperata. All'interno c'erano ancora il telefonino e tutti gli effetti personali. Per il momento la vicenda si è chiusa qui, ma non è escluso che la giovane possa rimediare una denuncia per procurato allarme. E paura nel pomeriggio proprio a Vigevano per un incidente avvenuto in viale Montegrappa, proprio davanti allo stadio Dante Merlo. Un ragazzo di 15 anni in sella alla sua bici è stato travolto e investito da un'auto guidata da un 51enne. In un primo momento le condizioni del giovane sembravano gravi perché il ragazzo aveva sbattuto la testa contro il parabrezza della Toyota, come potete vedere dalle immagini, ed era caduto pesantemente a terra. All'arrivo dei medici del 118 però il 15enne era sveglio e cosciente ed è stato subito trasportato all'ospedale di Vigevano. Il giovane ha riportato un lieve trauma cranico e diverse escoriazioni, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Voltiamo pagina. Un imprenditore edile vogherese è stato condannato a 3 mesi di reclusione per lesioni colpose. L'uomo è stato condannato perché all'interno di uno dei suoi cantieri un operaio era caduto senza protezioni da 4 metri di altezza, rompendosi una gamba. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Un incidente sul lavoro che si trasforma in un caso giudiziario con tanto di condanna per il titolare di un'impresa edile. Succede a Voghera e il protagonista è un imprenditore 66enne, abbastanza conosciuto in città. I fatti risalgono al 2012, quando in un cantiere della ditta dove si stava lavorando per costruire una casa, un operaio era caduto da un'altezza di 4 metri perché stava lavorando senza l'equipaggiamento di sicurezza e perché non era presente un'impalcatura sul lato dell'edificio. Sul posto erano giunti medici del 118, ma anche gli ispettori dell'ASL che dovevano indagare sull'accaduto. L'uomo era stato trasportato in ospedale dove gli era stata diagnosticata la frattura di una gamba con diversi giorni di prognosi. Fortunatamente l'operaio non era rimasto invalido, ma il 66enne, titolare dell'impresa edile, era stato comunque denunciato per lesioni colpose. Nelle scorse ore il Tribunale di Pavia ha emesso la sentenza. L'imprenditore è stato giudicato colpevole del reato contestato e condannato a 3 mesi di reclusione. Ancora cronaca, gli agenti della polizia stradale hanno multato un meccanico di Voghera per diverse irregolarità riscontrate all'interno della sua officina. L'uomo aveva abbandonato diversi rifiuti pericolosi nei locali, non aveva mai istituito il registro di carico scarico rifiuti. Al momento del controllo sono stati ritrovati circa 100 kg di olio esausto stoccati in vari fusti, 16 pneumatici usurati, 4 batterie, 7 motori e varie parti meccaniche di carrozzeria stoccate alla rinfusa e anche 3 auto ancora in fase di riparazione. Di fatto era impossibile per i poliziotti risalire alla corretta documentazione sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi e il meccanico si è visto quindi comminare una pesante multa. Parliamo d'altro adesso. Il 13 febbraio si è tenuta l'assemblea della presidenza di Confesercenti Provinciale Pavia che aveva come oggetto lo scioglimento dell'associazione stessa. L'assemblea riunitosi ha votato favorevolmente in relazione alla richiesta di scioglimento sottoposta da parte del presidente Romeo Iurilli. Di fatto l'assemblea ha chiuso Confesercenti Pavia ringraziando il presidente Iurilli per l'impegno con cui ha guidato l'associazione in anni difficili e pieni di avversità, continuando a lavorare per salvaguardare gli interessi degli associati con dedizione e sacrificio costante. Restiamo a Pavia. Nel prossimo Consiglio Comunale si discuterà del futuro del Teatro Fraschini e del Cinema Politeama. La minoranza chiede chiarimenti sulle presunte frizioni tra l'amministrazione e la Fondazione Banca del Monte che rischierebbero di pregiudicare il rinnovo della convenzione tra i due enti. Mario Fortunato. Il futuro del Teatro Fraschini è la gestione del Cinema Politeama, due poli considerati strategici nella proposta culturale della città. Per questo l'opposizione di centrodestra intende chiedere chiarimenti al sindaco De Paoli, all'assessore alla cultura Galazzo e soprattutto al vicepresidente vicario del Fraschini Cupella, presente in consiglio comunale per chiarire ogni aspetto gestionale sia del teatro che del cinema Politeama, acquistato grazie al contributo economico della Fondazione Banca del Monte. E sono proprio i rapporti tra la fondazione bancaria e l'amministrazione comunale a preoccupare in particolar modo i gruppi di opposizione. Si parla di frizioni, spiega il capogruppo di Forza Italia, Bobbio Pallavicini, tensioni che vanno chiarite in consiglio comunale per non pregiudicare l'attività sia del cinema che del teatro. Si parla di criticità e tensioni acute nei rapporti tra Fondazione Banca del Monte e Comune di Pavia e al centro a farne le spese ovviamente il patrimonio culturale più importante della città di Pavia, ovvero il Teatro Fraschini. Noi come forze di opposizione siamo molto preoccupati, chiederemo lumi perché insomma il futuro e la programmazione e la stabilità di questa istituzione è fondamentale per
cultura della città di Pavia. Nessuna tensione, replica gettando acqua sul fuoco l'assessore alla cultura Galazzo. Si tratta di normali schermaglie, nate attorno al rinnovo della convenzione, che regolerà i rapporti tra Comune e Fondazione Banca del Monte nella gestione del Fraschini. C'è un normale, credo, dialogo tra i due soci sul rinnovo della convenzione insomma, e del loro rapporto dentro questa fondazione. Per quanto ci riguarda, stiamo ultimando con i nostri uffici gli ultimi ritocchi alla bozza di convenzione. Il lavoro procede, quindi io veramente anche su questo vorrei dare un messaggio tranquillizzante. È stato finalmente aperto il cantiere per la realizzazione della nuova rotonda di Castelnovetto, un intervento programmato dalla provincia di Pavia che costerà circa 340.000 euro, cofinanziato con 100.000 euro del comune. La nuova rotonda, che sorgerà all'incrocio tra la provinciale Castelnovetto-Nicorvo e la ex statale Robbio Mortala, tra l'altro dove sono avvenuti anche diversi incidenti, anche mortali, in passato, è un'opera di cui si era iniziato a parlare addirittura nel 2010. Il cantiere dovrebbe chiudere entro agosto ed è possibile che venga istituito un senso unico alternato nel tratto interessato dai lavori. Dopo quello di Pavia parliamo adesso del Consiglio Comunale di Casteggio. All'ordine del giorno c'è l'ambizioso progetto energetico promosso dall'amministrazione che verrà discusso in aula il prossimo giovedì. Ermano Bidone. Non solo i suoi 1700 lampioni, ma anche impianti e caldaie per il riscaldamento di tutti gli edifici pubblici della città. È un progetto energetico ambizioso, quello di cui si discuterà giovedì nel corso del Consiglio Comunale di Casteggio e che prevede, grazie al sistema del project financing già sperimentato all'area fieristica Truffi e al cimitero, il rinnovamento e la manutenzione dell'intero settore nell'arco dei prossimi 20 anni. Il nostro tentativo è quello dell'ottimizzazione dei consumi, non è una cosa semplice né immediata, purtroppo ci vuole del tempo, però ci siamo rivolti abbiamo fatto un project financing, ci è stata fatta una proposta che ci sembra molto interessante e per fare questa proposta dovremo passare in Consiglio Comunale e puntualmente noi lo faremo. Consci che questa nuova iniziativa, chi farà, chi realizzerà l'opera, perché poi un conto è il project financing, un conto poi a chi lo realizzerà, perché ci sarà una regolarissima gara, come deve essere fatto per legge, e quindi chi lo realizzerà migliorerà sicuramente, intanto la rete elettrica diventerà di proprietà del comune, la manutenzione verrà fatta, verranno cambiati i bulbi, quelli che non sono più a regola, che sono fuori legge, quindi verranno messi a regime e saranno migliorati, quindi con una miglioria dei consumi. Nello stesso tempo saranno coinvolte sia la sede del centro sportivo sia della fiera, in cui anche lì faremo miglioramenti energetici per cercare di contenere i costi e diminuire i costi quindi per i cittadini. Un riso di alta qualità che simbolizzi l'eccellenza delle coltivazioni pavesi. Coldiretti lancia il progetto Seme Alta Qualità in collaborazione con SIS, la società italiana sementi, e il consorzio agrario Terre Padane. Sentiamo. Ma molto semplicemente si è alla ricerca di riscoprire delle sementi di altissima qualità. Per avere questo abbiamo bisogno di alcune caratteristiche rispetto ad avere terreni il più possibile in rotazione da un po' di anni, in modo che presentino meno presenza di nematodi, meno presenza di grane rosse, per poter dare ai nostri risicoltori un seme di altissima qualità. Il percorso è un percorso virtuoso che ci deve vedere appunto man mano crescere con sementi certificate che rappresentino, al di là delle regole, delle normative di legge, qualcosa in più in termini di qualità. Abbiamo scelto alcune zone d'Italia che abbiano quelle caratteristiche anche di professionalità nella risicoltura, per effetto del quale anche Pavia va estremamente bene, direi che è un punto d'eccellenza sicuramente sulla nostra risicoltura. Va ricordato che di fronte alle richieste di alta qualità c'è anche un alto premio che noi diamo ai risicoltori, che arriverà fino anche a 22 euro al quintale di premialità a quei risicoltori che otterranno il massimo di quelle richieste di garanzia che noi chiediamo. Oggi bisogna passare dal fatto di una qualità certificata, standardizzata ormai nelle nostre campagne, a qualcosa di più. Per avere la disponibilità dell'agricoltore anche a questa altissima qualità, per essere disposti anche ad investire, noi lo siamo, perché vogliamo che la nostra risicoltura abbia un futuro più roseo di quello che immaginiamo.
Voltiamo pagina, il dialetto pavese rivive nel nuovo libro di Davide Ferrari, scrittore oltre padano già autore di numerose pubblicazioni, e nel nuovo libro c'è anche la prefazione di un'icona della poesia dialettale, il milanese Franco Loi. Vediamo. Nel tempo della globalizzazione, che senso possono avere ancora i dialetti e che senso può avere scrivere poesie in dialetto? Ancora molto, secondo Davide Ferrari, lo scrittore originario di Verrua Po, che ha appena dato alle stampe una nuova raccolta poetica in dialetto pavese. Il mio intento non è quello di salvaguardare alcunché, cioè non ho questa pretesa di salvaguardare la tradizione, perché secondo me di qualsiasi tradizione si parli, nel momento in cui si vuole salvare una tradizione, vuol dire che quella tradizione è già morta, perché le vere tradizioni vivono autonomamente da noi, ci sono sopravvissute e ci sopravviveranno, quando si salvano sono morte. L'uso che faccio del dialetto in realtà è più una voce dell'anima, ma proprio perché non è un vezzo ed è la mia prima lingua, cioè la lingua madre è proprio il dialetto. Io ho imparato a parlare il dialetto prima dell'italiano. Le pensieri da condensa rappresenta un po' quello che poi è questo libro, ma anche quello che è un po' l'idea di poesia, cioè la condensa è qualcosa che si forma davanti ai nostri occhi senza che noi ce ne rendiamo conto. Ed è un po' come quello che accade in poesia, cioè il poeta non sai quello che scrivi fino a quando non lo vedi scritto, e nel momento in cui te lo trovi davanti anche tu puoi essere sorpreso da quello che hai fatto. Alla presentazione del libro martedì alle 17 all'Università di Pavia parteciperà anche un'autentica icona della poesia dialettale italiana, il milanese Franco Loi, amico e maestro di Ferrari e autore della prefazione del libro. Quando noi viviamo, guardiamo una cosa o stiamo parlando in questo momento, per esempio, io sono intento a parlare, che intento ascoltare, ma il corpo raccoglie tutto, vengono sensazioni, emozioni, che, di cui noi non ci rendiamo conto, ma che entrano dentro di noi e vengono a far parte del nostro inconscio. Ecco, e questo... La condensa, che io non credo che sia una sua invenzione, la condensa è la sintesi tra una essenza delle cose che non conosciamo, e la forma delle cose con cui noi abbiamo rapporto. È tutto per questa sera, adesso c'è l'appuntamento come sempre con il meteo. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata.